Trieste Social è nato da una ricerca. A un certo punto io e Rosy ci siamo messi in testa di esplorare la presenza di Trieste sulla rete. Con Trieste cosa intendo? Intendo tutte quelle realtà che per motivi di lavoro, di business, ma non solo, sono su Trieste, le istituzioni, le manifestazioni culturali o scientifiche cittadine e tutto quello che poteva parlare di Trieste al di fuori della città. Quindi abbiamo fatto una ricerca su Facebook, su Twitter, su tutti i social network per vedere di che tipo era la presenza, intanto se c'era e poi di che tipo era, quindi se era una presenza continuativa, una presenza di valore, se quello che emergeva al di là della singola manifestazione, attività, evento, impresa, parlava anche della città. Ci siamo accorte che in realtà questo non era, perché quello che ne veniva fuori era un grande mosaico di voci, di storie, di narrazioni che non avevano un tratto unificante, non avevano un filo rosso. E quindi l'immagine della città era molto disseminata, frastagliata e quindi perdeva di forza. Trieste non emergeva, per esempio, come destinazione turistica. Era molto difficile trovare, per esempio, sulla rete, facendo una semplice ricerca, fonti che parlassero di Trieste sotto un profilo turistico. E quindi ci siamo chieste cosa avremmo potuto fare nel nostro piccolo, senza risorse, solo con la voglia di fare qualcosa, e ci siamo inventati un hashtag. Quindi Trieste Social nasce come hashtag e come strumento per tutti quelli che vogliono parlare della città a partire dal fatto che semplicemente la vivono o ci lavorano o vogliono valorizzarla per qualche motivo, uno strumento appunto per dare una narrazione comune. Quindi l'idea che anche dal di fuori, quando una persona fa una ricerca per esempio, possa, seguendo l'hashtag, trovare tante voci diverse che a partire da prospettive differenti parlano di Trieste. Quindi abbiamo invitato in primis i residenti a usarlo, le attività commerciali, le associazioni di categoria, le istituzioni, tutti quelli che avevano un motivo per parlare della città e per farsi conoscere, perché chiaramente dall'incrocio anche di queste voci poteva nascere una visibilità maggiore per tutti, oltre che per la città, anche per i singoli soggetti. Però il punto di partenza è stato proprio quello di chiamare a raccolta chi ama la città, chi voleva parlarne, chi voleva comunicare anche questo amore, questa passione all'esterno. Quindi abbiamo creato come prima cosa un profilo Twitter, perché per nostra storia e simpatia ci piaceva di più, e poi una pagina Facebook e infine un profilo su Instagram, perché ci siamo resi conto fin da subito che Trieste ha un grande potenziale di racconto visivo e che anche all'esterno persone che non conoscono la città si avvicinano moltissimo al nostro territorio attraverso le immagini, ovviamente delle cose più belle, quindi dei monumenti piuttosto che del castello di Miramare, della piazza Unità, dei tramonti, che sono una cosa che potremmo scrivere un libro sulle foto dei tramonti triestini, e quindi abbiamo deciso, insomma, per il momento di disseminare la nostra attività su questi profili. La prima uscita pubblica, tra virgolette, dell'hashtag, perché ci pareva utile per far conoscere il progetto, è avvenuta durante Barcolana, che è questa grande regata che ha luogo, forse come sapete, in ottobre, a metà di ottobre a Trieste, interessa due weekend e attira molte persone da fuori città, quindi è un'occasione di promozione turistica. Però in realtà l'abbiamo scelto come evento di lancio perché è forse l'unica manifestazione cittadina che è un po' una festa, quindi è molto amata da chi arriva da fuori, dal mondo della vela, ma è anche molto amata dai cittadini di Trieste, dai residenti, e quindi un'occasione di incontro fra questi due mondi. E quindi ci siamo un po' inventate questo percorso che partiva da Barcolana e poi era una scusa, se vogliamo, un pretesto per far conoscere la città, le sue bellezze, le sue tipicità. L'abbiamo chiamato Barcolana Live e abbiamo invitato una serie di blogger, amici,
IGERS, perché questo è un evento che è stato proprio fatto in collaborazione con la cellula Friuli Venezia Giulia degli IGERS. Abbiamo invitato un buon numero di persone che ha incrociato però poi i blogger e gli IGERS locali, perché a noi interessava far parlare fra di loro queste persone, una quarantina in totale che hanno scoperto in molti casi Trieste, non la conoscevano e l'hanno raccontata. Questo racconto, questa narrazione è andata molto bene, è stato un grande successo. Trieste è entrata nella giornata della Barcolana, che era il 13 ottobre, per la seconda volta nella storia di Twitter fra i trending topic, e quindi siamo state molto, molto felici. È andato molto bene anche su Instagram, da qui appunto l'idea poi di aprire anche un account Trieste Social per il ritorno che abbiamo visto rispetto alle immagini della città. Dopo Barcolana ci siamo chieste come andare avanti e abbiamo continuato a raccontare quello che avveniva all'interno della città, gli eventi culturali, le manifestazioni, insomma tutto quello su cui riuscivamo a mettere le mani, tra virgolette, perché anche questo è un problema, non è sempre facile sapere cosa accade in un determinato momento all'interno di una città, non esiste un unico calendario di eventi, di iniziative, e quindi abbiamo cercato anche di coprire un pochino questa che a noi sembrava una mancanza, andando a pescare tutti i luoghi della rete dove si parlava di cosa succede a teatro piuttosto che al cinema, piuttosto che in altri contesti. L'evoluzione naturale di questo ragionamento, quindi di un racconto che fosse il più corale possibile, dal momento che noi siamo in due, quindi non poteva essere molto corale, è stato quello di andare a vedere in prima battuta chi aveva cominciato a usare in modo spontaneo l'hashtag Trieste Social. Ci siamo accorte che erano tantissime persone che quindi non si erano fermate con la fine di Barcolana, ma avevano continuato a raccontare la loro vita quotidiana di o residenti triestini o di persone che a Trieste lavorano, quindi trascorrono molto del loro tempo, per raccontare anche piccole cose, quindi veramente la quotidianità, no? La passeggiata al parco, piuttosto che lo spettacolo a teatro, piuttosto che il grande evento. Tra queste persone ci siamo chieste quali fossero quelle che dal nostro punto di vista raccontavano la città con più amore, quindi è stata una scelta assolutamente soggettiva, e le abbiamo invitate a far parte di un social media team diffuso sulla scia di altre esperienze che già erano partite, per esempio in Liguria. Abbiamo proposto di provare a pensare alla città come a un unico evento che dura 365 giorni all'anno. Quindi una specie di social media team più rilassato, quindi non sempre sul pezzo come se fosse chiamato a documentare un evento, una manifestazione limitata nel tempo, ma un gruppo di persone che racconta quello che avviene all'interno di un territorio. La cosa è andata bene, siamo partiti, abbiamo creato il nostro calendario condiviso, adesso stiamo facendo degli esperimenti, però la cosa bella è che al di là del social media team, che insomma è un po' coordinato, se volete animato da noi, da me e Rosy, si stanno aggiungendo altre persone, quindi l'hashtag viene usato in modo spontaneo anche dalle istituzioni e soprattutto in molti casi senza che ci sia stato un invito esplicito da parte nostra. La cosa che ci fa più piacere è che cominciano a usarlo anche i turisti, quindi soprattutto su Instagram noi abbiamo le foto che vengono postate dei ragazzi che vengono in gita a Trieste con la scuola, piuttosto che la coppia che fa il giro romantico a Miramare, e questo ci fa molto piacere perché dal nostro punto di vista ci sembra che sia un segnale di questo dialogo fra chi vive la città e chi scopre la città, no? Quindi un modo anche per creare un rapporto diverso fra le persone che sono su un territorio, però uno scambio con l'esterno, quindi una specie di comunicazione che comincia ad andare in entrambe le direzioni, che era quello che a noi interessava fare sostanzialmente. Che consiglio dai a questo nome che parte oggi? Di metterci tanto impegno, perché la base è l'entusiasmo, cioè nel nostro caso è stata la voglia di fare qualcosa per la città.
questo è un progetto che ad oggi è assolutamente indipendente, il nostro non è sostenuto da nessuno, però sta crescendo, che vuol dire che le cose si possono fare quando c'è una motivazione, quando c'è la voglia di provare a mostrare qualcosa di diverso anche di un territorio. Come consiglio darei quello di provare a esplorare il vostro amore per Pordenone, quindi alimentare questa passione, perché un progetto di questo tipo, di narrazione territoriale, può partire solo da questo, da una forma di amore molto forte e dalla voglia di comunicare questo amore, questo territorio che è nel vostro cuore. E io direi cercate le persone in cui potete riconoscere la stessa passione, lo stesso amore, perché dal mio punto di vista è l'unico modo per cominciare a costruire cose concrete. Grazie.